Eccoci arrivati. Ciao Marco. Ciao Nicola. Ciao. Sono con Nicola Panareo. Nicola Panareo parte del team Raptur. E ci dà una grande mano allo sviluppo dei prodotti. Nicola Panareo è un campione del mondo. Campione del mondo black bass, campione del mondo spinning ai predatori. Siamo in un lago pieno di predatori. Iniziamo a preparare le canne, siamo in acqua, quindi 2 minuti per sistemare e andiamo a cercare questi reali. Non è il periodo migliore, però è fine estate, quindi dovremo trovarli un po' impallati. Adesso grazie all'ecoscandaglio che diventa fondamentale a cercarli, quindi ci daranno una mano un po' a trovare queste palle di pesce, che però l'ecoscandaglio ci dice che c'è una palla di pesce, quindi non sappiamo che pesce è. E andremo a caccia di questi. Prepariamo la prima canna, quindi una canna drop shot, quindi una montatura classica drop con il piombo nella parte più bassa, quindi che appoggia direttamente sul fondo. In questo caso ho messo un piombo della Raptor da 7 grammi con un amo a circa 15-20 cm dal piombo. Questo ci permetterà di tenere l'esca sollevata dal fondo e di poter agire all'interno di questa palla. Io in questi laghi con l'acqua chiara preferisco utilizzare fluor carbon e ho messo in bobina in tutte le canne che ho fluor carbon spin fluor della Raptor. Vediamo se riusciamo a prendere qualche persico. Abbiamo due possibilità, quindi abbiamo detto prima che sono impallati, quindi la taglia, chiamiamola medio piccola, sono impallati, ma attorno a loro molte volte ci possono essere persici di taglia, mentre i soggetti più grossi di taglia li troviamo in acqua libera, quindi cacciando e pescando magari nel sottorivo o vicino a delle strutture possiamo trovare dei reali di taglia più grossi. Quindi vediamo quale delle due possibilità ci rendono un po' di più. Marco, guarda, ti faccio vedere, io l'ho messo più o meno a questa altezza. L'amo qui sarà un 40-45, perché in primavera tendono a mangiare più sul fondo, ma in questa stagione è bene preparare due canne, una per pescare a fondo, le ho messo 7 grammi, un amo del 6 più o meno, poi vediamo se è da aumentare la taglia dell'amo, e poi ho preparato sempre la finezza con un piombino molto più piccolo di circa 2 grammi, sempre l'amo un po' alto per vedere se mangiano in caduta, perché certe volte in questo caso ci sono anche delle catture fatte in caduta, okay. Perché spesso il gruppo, i mazzi di reali tendono a cacciare più a galla. Magari possiamo fare due prove, io parto un po' più basso e tu un po' più esatto, alto. Esatto, facciamo una prova, okay. E vediamo come va. Allora, questo si chiama Spin Tail, è un'esca sempre del gruppo LG, cioè Ultra Light Game. In questo caso lo spin tail è da 2,3 pollici. E stiamo usando adesso un colore Green Pumpkin, anche se poi passeremo a un colore più acceso, tipo lo Chartreuse, giallo Chartreuse. Vediamo che cosa preferisco. Allora, Marco, se vuoi la guerra, dammi un Sense Worm color Green Pumpkin, gli mettiamo un piccolo insert e pesco anch'io, visto che i bass sono attivi in questo momento. Qui però non è giusto, eh? No? Perché tu nel bass sei campione del mondo e io invece no, e quindi non è giusto. Quindi dovevi lasciarmi bass a me, però va bene. Questo è il Sense Worm Green Pumpkin. È un 6 pollici e lo montiamo a vuoti come lo stava usando prima Marco. Visto che vuole la guerra, guerra sia. Oh Nick, questo sembra interessante. No, no, è molto interessante questo. Vediamo di tirarlo. Questo è molto interessante. Abbiamo detto che è un bel lago popolato di predatori, questo non l'abbiamo ancora visto, ma dalla tecnica di pesca abbiamo direi che sia un black bass bello, infatti è un black bass molto bello, molto 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 bello. Naturalmente questi pesci in barca, in questi pesci a Nicola non gli escono quando fa le gare. No, no. Unico. Eccolo. Che pesce. È un bel pesce del bilancino, un bel bass del bilancino, ha mangiato in caduta a vuoti. La canna che sto usando è una delle mie preferite, è la X-Ray, che porta fino a 15 grammi, che per lo spiombato in generale, neco oppure vuoti, è l'ideale.
adesso abbiamo cambiato esca nel drop per vedere se riusciamo in qualche maniera ad avere qualche mangiata di pesce più bello. Si tratta dello shaker da 2,7, 2 pollici e 7, sempre a drop shot, fatto saltellare sul fondo, si fa un recupero abbastanza lento sul fondo e muovendolo in verticale. Cosa c'era? Finalmente dietro? Abbiamo trovato un gruppo di reali dietro, di una c'era? Taglia media. Cosa c'era dietro? Ce n'erano tanti. Si tratta dello shaker Rapture, è un'esca da 2,7 e imita quello che può essere un avanotto. Una cosa fondamentale e direi molto molto importante alla pesca al persico, quando si è trovata la palla di pesci che si pesca dentro, è dare questi colpetti, a volte anche ripetuti, all'esca. Cosa fa? Permette all'esca di muoversi molto velocemente all'interno della palla e quindi se qualcuno di questi pesci, che sono come abbiamo detto raggruppati e impallati, ha fame oppure è un attimo di finestra aperta, tu mi attacca immediatamente l'esca. Quindi è fondamentale sempre dare piccole cercatine verso l'alto per animare un po' quello che sono i predatori, quindi quelli che sono quei pesci più attivi all'interno di questa palla che sicuramente vengono a prendere l'esca. Bello! Guardate quanti ne ha dietro! Madò! Quanti ne ha dietro! Quanti ne ha dietro! Bello! Wow! Oh, finalmente!